voi e abbiamo un ospite speciale. Speciale. Greta Francesconi, molto piacere. Oggi andiamo a fare delle ricettine. Delle cose buone. Man, ci serviva una presenza vlogger. Ci ospita nel suo grandissimo ristorante e Greta invece ci propone con le sue manine fatate delle ricette che ragazzi andiamo a vedere queste ricette subito. Allora, faremo una ricetta dolce e una ricetta salata. Per quanto riguarda la ricetta dolce, andiamo a fare delle barrette proteiche che andranno bene sia come post workout che come pre-workout per diventare grossi. Esatto. E al cioccolato e burro d'arachidi. Sono senza cottura, facilissime da fare. Basta che prendete gli ingredienti e li mettete tutti assieme in pratica alla portata di tutti. Quindi andiamo a vedere come si fa. 50 g di burro d'arachidi, 10 g di cioccolato amaro in polvere, 15 g di miele, 50 g di fiocchi d'avena, frutta secca per il topping e 100 g di yogurt greco 0%, più 100 g di cioccolato senza zuccheri fondente. Bomba ragazzi, quindi iniziamo subito con la preparazione del dolce. Vediamo la Greta qua con le mani, si mangia una cicciona col cioccolato, guarda. Esatto. Subito. Mem, vuoi un pezzo? Purtroppo serve tutto. Esatto. Allora, quindi qua abbiamo 100 g di cioccolato fondente. Ok, che andremo a... a sciogliere molto semplicemente nel microonde. Quanti secondi, quanti minuti, quante ore? Quanti giorni? Un minuto, proviamo. Ma io farei anche due. Ok, quindi ragazzi, andate a mettere il vostro cioccolatino dentro il microonde. Un minuto e 50, insomma, il tempo necessario affinché il cioccolato si sciolga. E questo è il primo procedimento. Poi passiamo a... Poi praticamente, aspettando che il cioccolato si fonda, aspettiamo che il cioccolato si fonda, perché ci serve una terrina e a quel punto uniremo tutti gli altri ingredienti. Ragazzi, se volete utilizzare un coltello degno di un vero cuoco, usate un vero coltello, non posso dire le parolacce. Ragazzi, non mangiate queste barrette, appena vi abbiamo spiegato come le facciamo, vengo a casa vostra, vedete voi poi cosa succede. No ragazzi, comunque scherzo, quel coltello è finto, è di plastica. No, si è ancora sciolto. Ancora prima. Dai, rimettilo dentro, su. Diffuso, guardate che quanto è bello. Da affondarci la faccia dentro ci aggiungeremo il cacao. Ricordiamoci che il cioccolato che abbiamo usato è senza zucchero. Qua cos'è? Burro d'arachidi. Ok, pesante. Di una delle marche più pregiate lì. Durante questa operazione mescoliamo energicamente. Aggiungeremo un pochettino di aggiungiamo quanto le persone vogliono 50 sapere. Grammi 50 di fiocchi d'avena. Mescoliamo energicamente ancora. No, dobbiamo aggiungere più fiocchi d'avena. Circa. Abbiamo aggiunto lo yogurt greco e poi i 50 grammi di fiocchi d'avena. E adesso ne andremo ad aggiungere altri 20 per la decorazione, per renderle appunto un pochino più croccantine e soprattutto portatili, perché comunque l'impasto, come vedete, è molto molto cioccolatoso, deve restarvi parecchio solido, anche perché poi andrà in freezer e poi andremo a tagliarlo. Siamo pronti a sbarrettare. Aggiungiamo il miele. Non lo aggiungerete. Ragazzi, miele senza zucchero. Esatto. Mi raccomando. Allora aggiungiamo gli ultimi fiocchi d'avena. Questa lo utilizzeremo, la utilizzeremo nel processo finale, giusto? Per il topping. Per il topping. Qua Luca sta preparando la teiona su cui andremo a tagliare, a porzionare le nostre barrettine, giusto? Sembri la clerici. Questo diciamo che è un esempio di barretta proteica, ovviamente. E come potete vedere è facilissimo farle a casa. Cosa vuol dire? Che possiamo andarle a comprarle e andarle a comprare. Potreste benissimo farvele a casa. Cosa vi serve? Un ingrediente che faccia da collante, come potrebbe essere il miele, piuttosto che i datteri, piuttosto che il burro d'arachidi o qualsiasi altro burro di frutta secca che fungerà anche da fonte di grassi. Una
farina o perlomeno del cacao, qualcosa di farinoso che unisca appunto l'ingrediente più cremoso. Per renderle più proteiche l'ideale sarebbe avere delle proteine in polvere, e adesso abbiamo deciso di farlo senza proteine in polvere in modo tale che sia alla portata di tutti, e qualsiasi altro ingrediente. Potreste anche usare ad esempio il Vita Fiber, che appunto anche quello funge da collante ed è un carboidrato, e poi potete aggiungere qualsiasi altro tipo di frutta secca, topping, cose insomma per andare a decorarla. Spiegazione più tattica. Tac. Adesso andiamo ad aggiungere ad esempio, come detto, un topping. Noi abbiamo deciso di prendere della frutta secca, ma potreste usare qualsiasi cosa. Oppure ragazzi, non potete usare proprio niente. Uva passa, esatto. E non saluta. Guarda quanto è molto più Instagram, esatto. Così. Ma così le state fossilizzando all'interno, cioè. Certo. Ok ragazzi, allora vi abbiamo fatto vedere i procedimenti per creare delle barrette proteiche. Lasciamole nel freezer per almeno circa un paio di orette, poi le andremo a tirar fuori e a tagliare. Cioè, ora passiamo a un'altra cosa salata, che è il French toast. Allora, il French toast è una ricetta facilissima che però tutti chiedono perché non so perché fare. Nessuna la sa fare, esatto. Quindi adesso vi andremo a mostrare i difficilissimi passaggi. Partiamo subito con i primi passaggi. Eccolo. Pesiamo l'albume, il nostro albume. Pesiamo 50 grammi di albume. Poi in realtà, allora, le dosi variano molto, perché adesso vi faremo vedere i procedimenti e capirete che dipende quanto inzuppato volete il toast e se volete magari aggiungere ancora dell'albume poi sopra in cottura. Prima cosa, pane. Abbiamo due fette di pane, normalissimo pan bauletto. Poi abbiamo preso delle sottilette light, poi bresaola che andremo a mettere all'interno del toast, più spezie varie che andremo ad aggiungere. Man, direi che puoi pure accendere i fornelli. Spadelliamo cattive intenzioni. Spiega ai nostri amici perché dobbiamo utilizzare una padella. Cioè, per cuocere il French toast. Allora, quindi? Il procedimento difficilissimo sarà mettere il pane imbevuto nell'albume e poi ripassato nei fiocchi d'avena sulla padella a cuocere. Tutta questa cucina mi sta facendo passare la fame, non la sta facendo venire. Questo è di pane. Lo mettiamo nell'albume ben imbevuto. Poi prendiamo la fetta, la passiamo nei fiocchi d'avena. State molto attenti perché diventa molto molle. Ovviamente, allora, i fiocchi d'avena sono opzionali. Diciamo che come base per un French toast in versione fit vi servirà l'albume e un condimento. Noi abbiamo deciso di utilizzare il formaggio che in questo caso veniva particolarmente filante, ma potreste anche usare ad esempio della ricotta magra, e poi appunto il pan bauletto. Cercate sempre di utilizzare degli ingredienti che siano il più fit possibile, poi chiaramente potete scegliere comunque, esatto, quel che vi piace. Esatto, scegliete proteine nobili, poi latticini a vostra scelta. Solito discorso, ragazzi. Esatto. Ok, poi prendiamo delle spezie. Oggi proviamo la nepitella. La nepitella, che non conosce molta gente, è una mentuccia selvatica. Mettiglielo sopra. Tac. Ragazzi, allora io a sto punto direi di lanciare una sfida. A chi? Scegliete Cracco? Cracco, vai a cercare la nepitella vicino Cracco. Se tu sai cos'è la nepitella, commenterai questo video. Ragazzi, siamo pronti, abbiamo messo la nepitella pure sull'altra fetta, stesso passaggio anche per la seconda. Via, quindi, cosa siamo andati a fare? Andiamo a mettere il toast in padella. Oh mio Dio, adesso la fetta è un'esplosione imminente. Quindi, insomma, questo passaggio prevede l'abbrustolimento. Esatto, della fetta di pane. Yeah. Andremo a farcire il toast con la sottiletta light. La piazziamo qua. Adesso aggiungiamo anche la bresaola. Bresaolino tattico. Le dosi variano a vostro gusto e piacere, macros, non so quel che avete. Per cui abbondiamo. Sì. Per cui abbondiamo. 2,5 kg di bresaola in questo panino. No, ne abbiamo messi 50 grammi. E adesso ne mettiamo una sopra. Un'altra. La fitta fetti in un attimo. Andiamo a chiuderlo e quindi lo ripassiamo. Oh yeah. E adesso sì, ripassa. Ok ragazzi, la cottura è pronta. Ora lo andiamo a impiattare e ve lo mostriamo. Non vuoi fare il taglio? Zan zan. Man, come tagli tu questo panino? Nessuno.
Quindi ragazzi avete visto la procedura per la preparazione del French toast. Spostatevi, taglio tutto ora. Guardate che... è dato un coltello che... Che buono questo formaggio. Pieno. Buono, croccante, proteico, leggero, poco grasso. Bene, adesso sono passate 2 ore, quindi le barrette si sono solidificate e noi andremo a tagliarle. Bene, ok. Pezzo di cocco è andato a invadere la barretta alla banana. Eccole qua, sono venute 4 belle barrette. Come nel piatto? Impiattale un po' a caso. Ok ragazzi, ora taste test. 3, 2, 1. Ragazzi, quest'anno la gara mi sa che salta. C'era un punto di domanda sulla testa della Greta, l'ho visto. Funzionano le proteine in polvere, secondo me venivano spaziali. Accettabili. No, direi molto interessanti, soprattutto perché non sono dolci come sembrano. No. Non sono dolci come sembrano. Non sono convinto neanche io, capito? No, sai cosa, ragazzi. Ragazzi, allora, posso essere sincero? Queste barrette fanno veramente c***o. No, dai. No, è perché non ti piace il burro d'arachidi. È vero, abbiamo preso quello lì della... quella marca che fa... una marca molto famosa che fa la maionese. Sì, noi abbiamo usato parecchio burro d'arachidi. Raga, sicuramente in massa vanno bene. Dai, esagerato. Ma è che a te non piace il burro d'arachidi? Ragazzi, allora, lei, la brutta persona, non la vedrete mai più nei nostri video. Perché io queste cose non le voglio mangiare. E che non sono dolci. A me piace. Vabbè, ma basta aggiungere. A lui piacciono, a te? A me piacciono. A me fanno c***o invece. No, dai, ragazzi, scherzo, buone, buone, buone. Quindi. Venite un po' più avanti, per favore. Basta, un po' più indietro, signori. Un po' più avanti, signori. Dai, va bene lì. Bene, ragazzi, non avete assolutamente più scuse. Abbiamo anche un dolce fit. Quindi. Esatto, abbiamo fatto dolce, salato, 2 ricette facilissime da fare. Ovviamente vi abbiamo anche detto che queste sono base, da cui potete andare veramente a sbizzarrirvi, aggiungere ingredienti, togliere, mettere, aggiungere, sistemare. A spadellare e a mangiare in modo... corretto, ragazzi. Noi ci salutiamo qua. A fine video vi metto gli screen dei macronutrienti calcolati su MyFitnessPal. Cosa possiamo dire? Noi non ci vediamo in un prossimo video con lei. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. E ora patatine fritte, ragazzi. Mangiamo tutte le patatine fritte. Ci cuoci i bambini. I wake up this night and to my bed. I start to walk a little bit safe.